Ciao ragazzi, io sono Maddy Funky Priesty Boo e benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi, proprio con questo nuovo video, inauguriamo una nuova sezione qui sul canale di YouTube di Funky Priesty Boo, che è Minifigures Mania. E ovviamente, come dice il titolo stesso, con questa serie andremo a vedere e ad analizzare le minifigure, vedremo quelle più speciali, vedremo quelle più difficili da trovare e magari di tanto in tanto avremo anche qualche esclusiva e qualche valutazione. Per iniziare, se voi adesso vi starete chiedendo come mai iniziamo con il calendario dell'avvento del 2014, beh, perché ovviamente questo ci servirà solo come scatola. Infatti, all'interno, come ben sapete, abbiamo questa griglia, diciamo, in plastica nera fatta a cubetti in cui io personalmente metto le mie minifigure, non tutte, semplicemente quelle che, diciamo, mi piacciono di più. Oggi vorrei iniziare proprio parlando di una minifigure che io adoro tantissimo, che era esclusiva per il calendario dell'avvento 2014 ed è Darth Vader vestito da Babbo Natale. Eccola qui. Ovviamente all'interno della descrizione troverete anche il link per vedere l'unboxing e la recensione del calendario dell'avvento 2014 con tutti i suoi personaggi, ma ora è tempo di andare a dare un occhio invece alla nostra speciale minifigure. Ed eccola qua appunto pronta per essere recensita. Come vedete, come sapete, in ogni calendario dell'avvento che esce ogni anno per un tempo, per un periodo illimitato, per quello ad esempio di Star Wars, abbiamo un personaggio esclusivo. Attenzione allo spoiler, quindi se non volete sentirlo andate un po' più avanti, riguardo il calendario dell'avvento di Star Wars 2015. Si sa infatti che i personaggi, tra virgolette, esclusivi, questa volta vestiti, teoricamente dovrebbero essere vestiti da Babbo Natale, saranno R2-D2 e C-3PO. Comunque trovate qualche immagine sulla nostra pagina di Facebook che trovate nella descrizione. Ciò che cambia quindi sostanzialmente in questa minifigure non è altro che l'aspetto sul corpo di Darth Vader. Come vedete infatti abbiamo un aspetto molto simile a Babbo Natale. Come vedete abbiamo anche lo stesso sacco che troviamo appunto poi in Babbo Natale e abbiamo anche le mani bianche, quindi con i guanti. Per il resto i dettagli sono davvero molto molto belli, è praticamente il torso normale di Darth Vader, semplicemente con l'aggiunta di un paio di dettagli. Abbiamo, come vedete, anche un mantello rosso, davvero molto bello, mentre poi la maschera è esattamente la stessa. Eccolo qui, adesso abbiamo rimosso l'elmo e quindi potete vedere com'è. Vi faccio vedere che ha solo il printing su un lato della faccia. E adesso invece giriamo il mantello e come vedete dietro non abbiamo invece dettagli. Parlando invece di dettagli, come vedete sono davvero tanti quelli che invece troviamo sia sul torso sia sulle gambe. Davvero bella la cintura in cui poi da parte sembra che ci siano ben due regali e abbiamo poi anche la tipica tuta, tra virgolette, colorata di Babbo Natale. Come vedete invece sotto c'è il solito vestito, la solita armatura che Darth Vader indossa. Era ovvio fare un confronto tra il vero Babbo Natale della serie minifigure e invece il Darth Vader Babbo Natale, quindi quello di una galassia lontana lontana, per capire quelle che sono in generale le differenze. Come vedete ovviamente abbiamo la barba sul Babbo Natale delle minifigure e abbiamo un diverso tipo di dettagli sul torso. Il sacco, seppur sembra un pochino diverso, probabilmente sarà difficile capirlo per voi dallo schermo, ma qui alla luce sembra un pochino più chiaro quello di Darth Vader e un pochino più scuro quello invece delle minifigure di Babbo Natale. In realtà è esattamente lo stesso, se non ci sia proprio una piccola variazione di tonalità.
Una precisazione, per quanto riguarda la basetta che vedete sotto la minifigure di Darth Vader, questa ovviamente non era inclusa all'interno del calendario dell'avvento 2014, l'ho semplicemente presa e tenuta io, dato che del set è l'unica minifigure che ho tenuto, tutto il resto invece è stato donato. Siamo quindi ora adesso arrivati alla conclusione di questo primo episodio di Minifigures Mania. Se vi è piaciuto lasciate un like e anche dei commenti. In caso volete fare dei confronti o volete avere un overview particolare su una minifigure in particolare. Grazie ancora per averci seguito, ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e ovviamente di seguirci anche sulla nostra pagina di Facebook. Buona Pasqua a tutti!